a Foggia al momento siamo 14, due sono anziane, però sono un po', diciamo, anche la nostra forza. Una ha 95 anni, l'altra è ammalata, ne ha un po' meno, però ecco, ci aiutano con la loro preghiera e quindi le sentiamo importanti come noi. Ecco, qui, Che magari esplichiamo il lavoro materiale. certo, ecco, nel quotidiano il vostro impegno qui a Foggia, Noi soprattutto con i minori. qui a Foggia abbiamo tre comunità educative. L'Aurora, che ospita una decina di ragazzi adolescenti, quindi dalla prima media attualmente fino a 18 anni, fa il più grande a gennaio. Quindi con tutte le problematiche degli adolescenti, poi abbiamo la comunità Marta, che anch'essa per adolescenti femmine, quindi dalla prima media fino a 18 anni, e la comunità Arcobaleno, che ospita i minori da 3 anni all'età all'espletamento della scuola elementare, però per esempio abbiamo anche dei bimbi più piccoli quando sono fratellini, e quindi 3 anni però arriviamo anche più bassa come età. Oltre questo, Questi sono bimbi che hanno dei problemi familiari e che vengono affidati a sono voi, affidati dai servizi sociali sociale. territoriali e hanno problematiche familiari più o meno gravi. Poi, oltre questo, abbiamo un centro diurno dove vengono i minori dalle 15 alle 19, tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, sia per fare attività di doposcuola, sia per attività musicale e ginnica, in modo da cercare di favorire la socializzazione, il rispetto delle regole, cioè in modo di creare il cittadino, Certo. diciamo. Poi abbiamo la scuola materna, tre sezioni ben nutrite, e la scuola elementare, anch'essa con buon numero. Quindi il giorno superiamo sui 220 ragazzi che girano intorno alla struttura. Il lavoro sicuramente con i minori è un lavoro impegnativo, ci vuole molta, è molto, è difficile, ecco, soprattutto i minori che hanno dei Più che problemi. difficile direi è impegnativo Impegnativo. perché non ti lascia uno spazio per te, poi è necessario dargli amore, affetto. Non sei lì solo per dare delle regole, ma sei soprattutto per essere un modello, per diventare un punto di riferimento per questi ragazzi che stanno vivendo una situazione particolare, familiare, di sofferenza. Ecco, sicuramente anche con gli adolescenti l'impegno è Con maggiore. gli adolescenti è maggiore, perché se l'adolescenza è un periodo difficile un po' per tutti, no? Perché se torniamo anche indietro, anche per noi l'adolescenza è stato un periodo abbastanza turbolento, tanto più lo è per questi ragazzi che non hanno un punto di riferimento. Tanti ragazzi, tanti minori avete avuto l'opportunità di ospitare, tanti sono Non saprei contarli. ritornati. Vengono, sì, vengono spesso a trovarci, a volte uno, a volte un altro. L'affetto rimane di un Sì, quando periodo, si è dato rimane. è vero. Perciò comunque c'è questo legame C'è che... questo legame che continua anche nel tempo. Alcuni vengono a trovare le suore che magari o non ci sono più o sono decedute o sono state. Trasferite. Sì, e quindi c'è questo rapporto. E in queste puntate, Suora Emanuela, noi vogliamo mettere in luce e anche dare un messaggio vocazionale, ma soprattutto, ecco, partendo da quella che è la sua storia, come è nata la sua vocazione? Questa avventura è un'avventura di Dio, non è la mia. Io mi sono trovata coinvolta in questa situazione. Tutto Lei è pensavo, toscana. sì, sono toscana, tutto pensavo fuorché di farmi suora. Qual era il Non. suo sogno nel cassetto? E il mio sogno di cassetto era di essere indipendente, libera, di fare una vita diciamo normale, però Normale. nella massima libertà. E poi frequentavo l'Azione Cattolica. E si leggeva il Vangelo e proprio nelle riflessioni del Vangelo è cominciato a nascere qualcosa dentro, a farmi rivedere le cose, quelle più o meno importanti. Poi al mio paese c'erano delle suore, che ora è chiusa la casa, ma allora facevano la scuola materna. E niente, cominciai a avvicinarmi, furono 2 anni di sofferenza interiore per me perché la difficoltà maggiore la trovai con me stessa nel dover accettare questo invito di Gesù. E
Sofferenza perché? Perché mi sentivo trasportata verso questo invito, nello stesso tempo c'era la mia umanità che invece non voleva, no? E quindi questa conflittualità è durata 2 anni, 2 anni e mezzo. Una volta superata questa conflittualità, diciamo, le altre conflittualità esterne sono state minime, cioè ero già decisa e così. La sua famiglia come ha preso e accolto questa... Ma la mia famiglia era una famiglia abbastanza cristiana, però nonostante questo, al momento che dissi che volevo farmi suora, che cercarono di scoraggiarmi, di invogliarmi magari con le cose che mi piacevano, no? Pur di rimanere. Mia sorella, siccome siamo 2 sorelle sole, eravamo molto legati e per un periodo di tempo mi ha quasi un po' messa da parte, no? Per farmi sentire questo isolamento. Però quando c'è l'invito di Gesù, è Gesù che ti riempie il cuore e quindi sei disposta anche ad affrontare qualcosa che ti limita o ti taglia negli affetti. Della fondatrice, qual è l'aspetto, la caratteristica che più ecco, fa sua e che continua ad attrarre oggi? A me la fondatrice l'ho conosciuta, però l'ho vista soltanto, conosciuta per modo di dire, perché l'ho vista 2 o 3 volte al mio paese, ma io ero molto piccola, non pensavo di farmi suora. E quindi la guardavo così. Però la caratteristica che più mi affascina di questa donna è la determinazione. Una donna piccolina fisicamente, ma molto decisa nelle sue azioni e la sua fede in Dio, direi una fede incrollabile, perché di fronte alle difficoltà che ha dovuto affrontare si è sempre fidata di Dio. Cosa che magari, ecco, anche per noi è un rimprovero, per me, perché quando ti trovi nelle difficoltà e molte volte viene più diffidarsi dei nostri aspetti, cose umane, che no, invece è proprio quando le speranze umane non ci sono che la fede si vede. E la fondatrice ha avuto questa fede, direi, cristallina, forte, che l'ha portata a attraversare, diciamo, anche momenti di buio, di sofferenza, molti momenti, non pochi, però sempre con la fede e sempre con la certezza che Dio non l'avrebbe abbandonata. Al termine di ogni puntata vogliamo lanciare un messaggio vocazionale alle tante ragazze che ci seguono e che vogliono intraprendere un cammino vocazionale. Ecco, qual è il suo messaggio? Io direi di non aver paura della chiamata di Dio, perché se ti senti dentro qualcosa, fidati. Le attrattive umane sono tante, le difficoltà a fare una scelta di consacrazione totale oggi possano essere di più. Però se ci guardiamo intorno, la nostra società non offre niente. Vediamo che anche i figli dei ricchi soffrono e piangono, perché nonostante abbiano tutto quello che magari una vita normale desidera, non ti rimane niente nelle mani, non hai niente, la felicità non ti viene dalle cose. Quindi, ecco, io inviterei le giovani a guardarsi un pochino dentro, a confrontarsi col Vangelo, a scoprire anche la persona di Gesù, perché Gesù non è un morto, uno passato, è un vivente che cammina con noi, in mezzo a noi. L'importante è sentirselo vicino, è scoprirlo, è fidarsi di lui, questo direi, di non aver paura. Tanto la vita passa, in un modo o in un altro la vita passa e la cosa più importante che ti rimane è quello che hai fatto di bene, è la tua fede, è il tuo rapporto con il Creatore. Le altre cose, prima o dopo, passano tutte. Thank you.
Da una storia vocazionale all'altra, ecco, adesso ci ha raggiunto Suor Agassi. Ecco, Suor Agassi, presentati e raccontaci quella che è la tua storia. Allora, sono Suor Agassi, vengo dal Brasile, sono in Italia dal 97 e la mia vocazione è nata in un modo molto semplice, molto... Io lavoravo con la mia nonna in un asilo per gli anziani. Vedevo a lei che curava gli anziani, che diceva sempre una buona parola, era catechista. Io stavo sempre dietro a lei, seguivo sempre i suoi passi. E diciamo, vedendo la sua, come posso dire, la sua vocazione per questi anziani, perché si dedicava dalla mattina alla sera, quando veniva chiamata, mi è nato qualcosa dentro di me che mi sono chiesta perché non posso fare anche io qualcosa di più. E niente, ho conosciuto poi le suore di San Giuseppe in una parrocchia lì in Brasile, appunto un incontro di catechista. E lì, sentendo parlare suor Adriana Rubino, mi ha chiamato in particolar modo semplice di raccontare le cose. Anche lei ha raccontato la sua vocazione e del racconto della sua vocazione è venuta anche in me un'altra fiamma. E ho chiesto se potevo venire a conoscere le suore lì da lei, e lei mi ha invitato di andare in fine settimana. Sono andata un sabato, mi sono trovata in un mondo completamente diverso dal mio. Ho detto, madonna. Sono rimasta lì il sabato e domenica con lei fine settimana. Tornando a casa, il primo impatto è stato veramente un po' particolare, perché ho detto, ma io, un mondo di regole, di preghiera completamente diverso dalla mia, che stavo con la mia nonna, di uscita con gli amici, di incontri di qua e di là, completamente diverso. Ho detto, ma la prossima settimana non vado più, è bastato un fine settimana per vedere com'era. Non vado più. Però non sono andata un fine settimana, è cominciata a nascere qualcosa, ma sento sentivo la mancanza di quelle suore. Dal Brasile sono arrivata in Italia perché nel 97, dopo che ho finito l'università di filosofia, la madre ha detto, vieni a conoscere le suore, cosa facciamo in Italia. Io al primo momento ho detto di no, perché avevo un po' di paura, ero un po' impaurita dall'idea di lasciare la patria, lasciare mia madre, mio padre, lasciare l'attività che facevo. E niente, mi sono fidata, ho detto vado. Dovevo stare per 3 anni, sono passati tanti anni ormai. Appena sono arrivata in Italia, sono andata a Firenze per imparare la lingua. E dopo un anno e mezzo, più o meno, sono venuta a Foggia per lavorare col centro diurno, San Giuseppe. E poi Suor Emanuela mi ha fatto affiancare le comunità. E dal 2004 sono con la comunità Aurora, con la comunità dei maschi adolescenti. E poi insegno, diciamo, alle scuole primarie, alle scuole dell'infanzia, l'educazione musicale.
E siamo con Suor Stefania che ci racconta la sua vocazione. Suor Stefania, sei giovanissima, da quanti anni sei in Italia? In Italia sono 16 anni. Tu vieni? Vengo dall'India. Dall'India? Sì, nel sud dell'India dove abbiamo la casa, le suore più operaie di San Giuseppe. Giuseppe, ecco, come è nata la tua vocazione? Come hai deciso di intraprendere questo cammino seguendo la congregazione? Oddio, diciamo non è stato un fatto di preparazione, perché oddio, quando ero bambina mamma raccontava un po' le storie dei santi. Una di queste storie dei santi è stata quella di Santa Maria Goretti, che da piccola diciamo che ha dato la vita per salvare la sua purezza, il volere di Dio, e questa mi ha colpito un poco. Poi è passato il periodo, ho finito la scuola, non sapevo che cosa fare, continuare a studiare o nel frattempo che sono venute le suore nel mio paese, proprio dove abito, e volevo fare un'esperienza giusto per curiosità. Sono entrata per curiosità e sono rimasta. Sono rimasta perché dopo 3 anni della formazione in India sono stata mandata in Italia. Un anno di formazione in Italia, a Firenze, al noviziato. Dopodiché mi sono fatta la professione e sono stata mandata a Foggia. L'attività di Foggia, il lavoro di Foggia mi ha catturato. Ti ha colpito particolarmente. Particolarmente mi ha catturato, e sono rimasta anche durante l'esperienza del juniorato. Mi ha travolto un poco tutto il cuore, perché bambini che non hanno famiglia, che vivono certe situazioni, mi ha fatto un po' pensare. Io che non ho mai avuto questa necessità di avere l'affetto di un'altra persona, magari a casa mia non c'è stata questa necessità. Ho cominciato a pensare veramente sul serio la vita di questi ragazzi. Ho detto, io posso dare qualcosa a questi ragazzi. E allora, anche se era anni di prova, per me erano anni di vita veramente, e sono rimasta. Cosa ti colpisce di più dello stare con questi ragazzi? Ecco, il loro bisogno d'affetto, il loro sentirsi vicini a qualcuno? Tutto, perché la vita dei ragazzi, anche se noi magari non ci rendiamo conto, perché magari noi non abbiamo avuto questa necessità, però ognuno di loro ha una storia, una vita, per cui la loro vita, io certe volte penso di essere io a posto diventa loro. La tua. Esatto, penso di essere io e dico, se ero io a posto loro, come avrei fatto? Cosa sarebbe stata la mia reazione? E allora io dico, no, se questo bambino adesso ha bisogno di me, io ci devo essere. Perché quando ero bambina, magari quando ero ragazza, il mio sogno era quello di diventare mamma di tanti bambini. Il Signore più o meno mi ha ascoltato, sì, Lui mi ha preso contro il mio sogno, però mi ha fatto sentire mamma con tanti bambini. Mi hanno chiamato mamma, mi hanno fatto sentire mamma in tanti modi. Per cui quello che il Signore dice, chi lascia mamma e padre e parenti, per me avrà il 100 volte di più. Per me è stato già adesso, non anche dopo la vita eterna. Gesù magari ha detto dopo la vita, io mi sento già realizzata adesso con questi ragazzi, per cui io, questa è la mia vocazione, questa è la mia vita. Ecco, quando questi ragazzi hanno dei momenti di difficoltà, di bisogno, cosa dici? Io non vado direttamente, io parlo della mia esperienza, parlo quando ero ragazza, magari facevo, anche se non era la cosa che ho vissuto io, per incoraggiare a loro dico, sì, anch'io ho vissuto questa esperienza, anch'io sono stata in difficoltà, ho sofferto per questi motivi. Coraggio, il Signore c'è sempre, anche quando noi magari non vediamo, il Signore c'è sempre che ti protegge, che ti dà sempre una mano.